Buonasera a tutti, concludiamo oggi la nostra rassegna Il contagio delle idee con uno scrittore, Giuseppe Lupo, che siamo davvero felici di poter ospitare, seppur a distanza e virtualmente, nella nostra biblioteca comunale. Giuseppe Lupo, originario della Lucania, vive da ormai tanto tempo in Lombardia, dove insegna letteratura italiana contemporanea presso l'Università Cattolica di Milano e Brescia. È autore di numerosi saggi e collabora alle pagine culturali del Sole 24 Ore e di Avvenire. Ha pubblicato per Marsiglio diversi romanzi, ricevendo importanti premi e riconoscimenti. Romanzi quali L'ultima sposa di Palmira, Gli anni del nostro incanto e Breve storia del mio silenzio, candidato al premio Strega del 2020. Come studioso di cultura industriale ha curato l'antologia Fabbrica di carta, i libri che raccontano l'Italia industriale, e scritto il saggio La letteratura al tempo di Adriano Olivetti. Oggi per noi Giuseppe Lupo, in dialogo con la nostra bibliotecaria Cinzia Cassinari, si racconterà attraverso il suo libro Giorni dell'emergenza, diario di un tempo sospeso. Auguro a tutti un buon incontro e grazie ancora di aver accettato il nostro invito, davvero. Grazie Sindaco, grazie. Eccoci. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Cinzia. Buongiorno a te. Noi ci siamo già conosciuti settembre, era settembre, no? Quindi un po' di mesi fa, e durante l'incontro avevamo presentato il libro che poi è stato candidato al premio Strega 2020, Breve storia del mio silenzio, ed eravamo con il pubblico, se ti ricordi, no? Ne parlavamo poc'anzi. E forse pensavamo di essere usciti dall'incubo, perché quello fu tra l'altro appunto uno dei primi incontri fatti proprio in presenza. E invece oggi ci troviamo qua all'interno della biblioteca di Gostolengo, però ci sono soltanto io e non abbiamo pubblico e dobbiamo trasmettere appunto da remoto, in diretta streaming. E siamo qui per parlare di un altro tuo libro, che è I giorni dell'emergenza, che tra l'altro, e qui è davvero è la casualità che entra in gioco, tu hai iniziato a scrivere proprio il 6 marzo, cioè la prima pagina del diario parte proprio il 6 marzo, quindi ci ritroviamo esattamente un anno dopo, esattamente. E, oggi con te, all'interno di questa rassegna che appunto abbiamo chiamato Il contagio delle idee, vorrei proprio parlare di questo diario, che è un diario che ovviamente raccoglie tutta una serie di riflessioni, di emozioni, di stati d'animo, di paure, che tu hai iniziato a registrare proprio quando è iniziato quel lockdown che credo nessuno di noi dimenticherà. Il lockdown partì il 9 marzo, tu inizi appunto il 6 marzo a registrare quello che accade attorno a te. Questo diario quindi ovviamente racconta di te, perché è un diario in prima persona, ma rappresenta anche una sorta di memoria collettiva, generale, perché quello che hai vissuto tu è quello che poi hanno vissuto anche tantissime altre persone nel chiuso della propria abitazione, a cui ci ha ovviamente costretto quel lockdown. Quindi la prima domanda che ti faccio è di spiegare anche a chi ci ascolta come è nato questo progetto, ovviamente in collaborazione con il Sole 24 Ore, e poi di spiegarci anche il senso del tempo sospeso, cioè cosa intendi per tempo sospeso? Va bene, allora grazie Cinzia, innanzitutto ti ringrazio il Comune, la Biblioteca per avermi invitato, mi fa molto piacere tornare su questo libro che ormai è un anno, ma appunto questo dimostra che un anno non è cambiato niente, insomma, è incredibile. Allora, da dove nasce questo libro? Quando siamo stati, voglio dire, per la prima volta presi da questo lockdown un anno fa, a tutti è sembrata un'esperienza anomala, non eravamo abituati, non potevamo nemmeno immaginare che potessimo stare chiusi in casa per mesi, ma chiusi nel senso tappati in casa, cioè è un'esperienza allucinante, no?
Allora, parlando con un mio amico che lavora solo 24 ore, Stefano Salis, e che peraltro scrive la prefazione, lui mi ha detto, mi ha fatto una proposta, dice: ma scusami, perché non tieni un diario ogni giorno? Ogni pomeriggio mi mandi verso le 5, le 6, un tuo articolo dove fai una riflessione, dove racconti la tua giornata, sostanzialmente è davvero una cronaca quotidiana, un diario quotidiano. E allora io ho cominciato questa avventura registrando giorno per giorno. Questi articoli uscivano sul Sole 24 Ore tutti i giorni, partendo dal 6 marzo, ed è durato un mese. Naturalmente poteva durare anche di più, perché il lockdown ha continuato, no? Fino a maggio lo scorso anno. Abbiamo concordato di farlo terminare il giorno della Domenica delle Palme, che era il 6 aprile, quindi, che aveva un significato, voglio dire, anche simbolico, poteva diventare un discorso simbolico. Ci liberavamo da questa pandemia, cioè speravamo di liberarci da questa pandemia, in coincidenza con la festa di Pasqua, che è una festa di liberazione, no? In fondo è questo. Per cui l'idea è nata così. Io ogni giorno, arrivato verso quest'ora, ecco 5, 5 e mezza, inviavo al Sole un articolo che era lungo 4.000 battute, a tema libero. Non mi hanno mai detto naturalmente cosa scrivere. Io scrivevo quello che mi veniva in mente, ma solitamente erano le mie reazioni alle notizie che ascoltavo per televisione, cioè le reazioni che venivano fuori di fronte alla paura, di fronte alla insicurezza, all'incertezza. Considerazioni anche legate ai libri che leggevo, che in fondo i libri hanno aiutato, cioè io cosa potevo, come potevo riempire le giornate stando in casa, se non facendo quello che faccio di solito, leggo e scrivo. E quindi il diario è nato così. Perché sospeso? Perché quella era una parentesi, cioè quella lockdown, l'esperienza della pandemia e la chiusura in casa. Almeno inizialmente noi l'abbiamo vissuta come un'esperienza di parentesi. Si sarebbe dovuta aprire, si è aperta, si sarebbe dovuta chiudere. Noi speravamo che si chiudesse nel giro di pochissimo tempo. Beh, in realtà poi è stato un anno intero. Abbiamo avuto alti e bassi, abbiamo avuto aperture, chiusure, siamo stati più liberi in estate, a ottobre ci siamo un'altra volta dovuti richiudere. Insomma, sappiamo com'è andata. Però il tempo sospeso, questo aggettivo sospeso, derivava dal fatto che io pensavo, ma tutti pensavamo, che dovesse essere una parentesi di un tempo che non aveva una base d'appoggio. Ecco perché sospeso, cioè non sapevamo questo tempo da dove veniva fuori, da quale base fosse uscito fuori, da quale tradizione, per cui noi aspettavamo che passasse, ecco, l'auspicio, la speranza era che passasse in fretta, e nella speranza che il tempo passasse in fretta, questo tempo è rimasto per aria, senza piedi per terra, sospeso. Certo, e ci siamo ancora all'interno di questo tempo sospeso. Tra l'altro, dal concetto di tempo sospeso, si arriva poi anche a quel senso di perdita di confine tra ciò che è la vita fuori dalle mura domestiche e ciò che invece è la vita all'interno, no, della nostra abitazione. Quindi questa, come dire, perdita del confine tra vita dentro e fuori le mura, no? Perché il Covid, ci ha fatto scoprire, e tu ne parli in alcuni tuoi capitoli, ci ha fatto scoprire lo smart working, che alcuni probabilmente già conoscevano, magari anche in altri paesi europei, anche più di noi, però la stragrande maggioranza della popolazione lo ha scoperto proprio durante il lockdown. E quindi abbiamo, come dire, dimenticato anche il confine, tu lo sottolinei più volte, tra la vita pubblica e la vita privata, perché alla fine ci siamo abituati a fare tutto all'interno della nostra abitazione. Tant'è che tu ad un certo punto parli proprio
hai coniato questa espressione di nostalgia della prossimità, che mi ha colpito parecchio. Ma che cosa intendi, per spiegarlo anche a chi ci ascolta, per nostalgia della prossimità? Allora, noi fino a un anno fa consideravamo casa nostra il luogo dove ci rifugiavamo la sera tornando dal lavoro, no? Nella stragrande maggioranza dei casi nel mondo occidentale, quindi anche in Italia, cos'era la casa? Cos'è la casa? La casa è il luogo dove tu ti appoggi per la notte, per la sera, per la notte, il fine settimana. Però la stragrande maggioranza del tempo, di una giornata, noi l'abbiamo sempre concepita stando fuori. Cioè, per noi il giorno, la giornata, si svolgeva quasi sempre fuori casa. Addirittura si uscivamo la mattina alle 8, tornavamo la sera alle 8. Quindi c'era davvero una frequentazione con i luoghi all'aperto, con i luoghi altri rispetto alla casa. Con questa esperienza noi abbiamo dovuto, con, come dire, volenti o nolenti, cioè con difficoltà o con facilità, abituarci all'idea che il nostro spazio della giornata quotidiano fosse la casa. Cioè, qui cominciava il giorno, qui finiva il giorno, qui facevamo tutto, vivevamo, lavoravamo. E quindi un'esperienza inedita, cioè quella soglia del dentro e del fuori, del pubblico e privato, tutto è stato privato. Abbiamo fatto presentazioni di libri, convegni, manifestazioni, incontri da casa. Io non mi sarei mai immaginato, ma nemmeno sognato, che per esempio durante tutte queste collegamenti, come dire, parti della mia casa, del mio soggiorno, io non ho uno studio a casa mia, lo studio ce l'ho fuori ma non ci posso andare. Allora, non avrei mai immaginato che un pezzo della, diciamo, del soggiorno fosse, come si dice, mostrato attraverso le telecamere, proprio perché uno magari ha anche una sorta di, insomma, di privacy, no? E invece noi ci siamo abituati in questo anno a vedere tanti collegamenti con tante persone, intellettuali, medici, che si collegavano da casa con le librerie, con i quadri, cioè avevano, con i mobili, avevano a disposizione, cioè quello che era a casa così. Quindi è stata abbattuta la soglia del pubblico e del privato. Tutto è privato che diventa pubblico. Perché la nostalgia della prossimità, quella espressione lì? Beh, noi anche qui, nel mondo di prima, perché ormai bisogna ragionare dicendo nel mondo di prima, nel mondo di dopo, no, questa pandemia sta come uno spartiacque. Nel mondo di prima noi fuggivamo dagli altri, cioè avevamo, per esempio, ci dava fastidio viaggiare in treno affollato, ci dava fastidio viaggiare nei mezzi pubblici affollati, ci dava fastidio magari i bar o i locali o i negozi pieni di gente. Noi anzi cercavamo la fuga, ce ne andavamo il sabato e la domenica fuori in campagna, in montagna, lontani, nel silenzio. Paradossalmente, in un anno in cui tutto è stato silenzio, desolazione, solitudine e lontananza, noi abbiamo cominciato a sentire nostalgia dell'altro, cioè quello che prima ci dava fastidio, il treno affollato, il negozio pieno di gente, il bar pieno di voci, improvvisamente proiettati in un luogo, cioè in una dimensione di desolazione, solitudine, silenzio totale, avevamo voglia dell'altro, no? Dell'altro. L'altro è il vicino, il collega, tutti quelli che noi incontravamo solitamente durante la giornata. Ecco, questa esperienza ha capovolto questo aspetto. Prima fuggivamo dagli altri, poi improvvisamente abbiamo avuto bisogno, ma anche se non potevamo stare insieme, degli altri, no? Il bisogno di stare con gli altri, il bisogno di stare in mezzo alla gente. E l'abbiamo perduta questa abitudine qui, in fondo. Sì, e non l'abbiamo, tra l'altro, ancora potuta ritrovare, no? Perché i tempi sono questi. Sempre all'inizio di questo diario, tu esprimi un concetto, secondo me, molto interessante. Parli della lettura orizzontale del presente, cioè il Novecento sostanzialmente ha spazzato via la distanza fra
il vertice, tu dici, è la base, no? Quindi una lettura, come dire, orizzontale. E questo, da un certo punto di vista, è sicuramente anche una buona cosa, ma dall'altro canto tu parli anche del secolo del Novecento e del nostro presente come di un'epoca, soprattutto il nostro presente, in cui prevalgono gli individualismi, quindi l'idea anche di un certo egoismo che caratterizza ciascun individuo, no? E soprattutto esprime il concetto che sta venendo a mancare una sorta di fede, di fiducia, di speranza nel futuro. Cioè, se per tutto il Novecento le persone hanno sempre pensato ciò che verrà dopo sarà sicuramente meglio di ciò che è stato prima, questa situazione emergenziale che stiamo vivendo e che ci ha colpito, ci ha travolto, come dire, ci sta portando a dire forse ciò che verrà dopo non sarà meglio di ciò che è stato prima. Quindi anche tutta la nostra fede, fiducia nella scienza, nella tecnologia su cui abbiamo costruito, no, tutto il nostro secolo e le nostre certezze, inizia in un certo qual modo a vacillare. La domanda che ti voglio fare è: oggi, proprio nel nostro imminente presente, invece non dovrebbe essere davvero fondamentale ritrovare, ricercare la fiducia nella scienza? Penso ad esempio a tutta la questione intricata e complicata dei vaccini, no? Che potrebbero effettivamente ridarci, no? questa sorta di libertà e normalità. Quindi la domanda è se secondo te può esserci una via d'uscita affidabile e riconducibile ancora alla scienza? Allora, quando parlavo della cultura orizzontale, mi riferivo a questo, cioè la modernità, che coincide con il Novecento, col secolo scorso, ma è qualcosa che va anche oltre, insomma, la modernità è stata qualcosa che ha abbattuto. Che cosa? Ha abbattuto il, come si dice, usiamo un termine, la verticalità, cioè l'autorevolezza, l'autorità, il principio di autorità. Questo è un segno della modernità. Il moderno è abbattere, no, i miti, abbattere gli idoli, abbattere, che è una cosa affascinante inizialmente. Quando ci siamo trovati durante questa pandemia, anche qui, secondo me abbiamo cominciato ad avere nostalgia della verticalità. Cosa intendo per verticalità? Non intendo l'autorità, no, la dimensione autoritaria, no, non è questa la verticalità. La verticalità è che in una dimensione di questo tipo, la cultura che ha abbattuto le distanze, noi venivamo fuori, siamo venuti fuori fino a un anno fa, da una cultura che permetteva a persone, magari non esperte di una certa cosa, di una certa materia, di dire non sono d'accordo, cioè fatti il caso dei vaccini. Non ci dimentichiamo che fino a un anno fa c'era tutto il popolo dei Novax che dicevano i vaccini non servono, sono pericolosi, fanno male, e addirittura pericolosamente mettevano in dubbio la validità del vaccino, diciamo scientificamente, ma non vaccinavano i figli, non vaccinavano se stessi, quindi era pericoloso mettere in dubbio in nome di che cosa non si sa, perché naturalmente nessuno ha le conoscenze per dire un vaccino funziona o non funziona. Questa pandemia ha riportato all'attenzione di tutti che cosa? Che la dimensione dei Novax era una dimensione sbagliata, perché invece noi ora stiamo tutti dicendo bisogna vaccinarsi, l'unica soluzione per uscire fuori da questo pandemonio è il vaccino. E anche molte persone che fino a un anno fa sostenevano la validità dell'atteggiamento Novax, adesso dicono no, ci siamo convinti del contrario. Cosa voglio dire in questo? Ecco, se la cultura Novax era una cultura orizzontale, era la cultura dove la casalinga ragionava, diciamo, documentandosi attraverso la rete, documentandosi attraverso Google o questi motori di ricerca, si permetteva di dire io non sono d'accordo con l'idea di vaccinare mio figlio perché fa male. Scusa, ma tu hai condotto degli studi? Sei una scienziata? Sei esperta? No,
me l'ha detto la rete. Beh, ho capito, ho detto la rete, non ha senso ragionare così. E questa deformazione a cui noi eravamo abituati e che ascoltavamo fino a un anno fa, adesso non c'è più, non ci può essere più. Cioè, adesso noi abbiamo ripristinato, o stiamo ripristinando, o dovremmo ripristinare quella che io chiamo la cultura verticale, cioè gli esperti, le persone che hanno studiato, le persone che conoscono quel dato argomento, e non è soltanto un discorso sanitario, medico, scientifico, mi riferisco a tutto il sapere, quelli devono argomentare, devono parlare. Le persone che non sanno, che stiano zitte o che studi, cioè. Questo è. Ora, ci voleva una pandemia di queste dimensioni per tornare a dire, bene, facciamo parlare quelli che sanno. È inutile parlare noi che non sappiamo. Io non mi permetto di andare a discutere con Burioni se i vaccini funzionano o no, perché Burioni ne sa molto più di me, è preposto a saperne. Allora lui deve parlare e io mi devo fidare dello scienziato. E io mi devo fidare dei vaccini, cioè mi devo. Ecco, bisogna ritornare ad avere fiducia nella scienza, nella ricerca, nella medicina, perché il sapere è l'unica cosa che ci traghetta fuori da questo e ci salva. Infatti, Giuseppe, tu proprio in una pagina del tuo diario, ricollegandomi a quello che hai appena detto, scrivi proprio che qualcosa di buono il Covid lo ha portato, la possibilità di invertire definitivamente l'errata valutazione che si è largamente diffusa presso l'opinione pubblica, e cioè che lo studio non serve a far strada nella vita, e che la competitività si raggiunge senza competenze. Quindi è proprio una frase che avevo trovato nel tuo libro che, come dire, sintetizza perfettamente il pensiero che hai espresso poc'anzi e che mi trova ovviamente totalmente d'accordo. C'è un altro punto del diario che mi ha colpito, quando scrivi appunto ci voleva un male comune per dirci cosa è il dimenticato e deriso bene comune? Il virus, tu scrivi, passerà, che non passi la sua dolorosa lezione. Di quale lezione si tratta? Beh, noi veniamo fuori da una quarantina d'anni, quindi è cominciata negli anni Ottanta questa de deriva, veniamo fuori da una cultura che aveva, come dire, insistito e accondisceso all'individualismo. È dagli anni Ottanta che noi abbiamo imboccato. Noi come nazione, dico, secondo me, abbiamo imboccato una logica dell'individuo, dell'individualità, del farsi strada da sé, cioè del pensare a me stesso e non agli altri, no? Che poi questo tipo di atteggiamento, secondo me, ha avuto, cioè da 40 anni ha assunto anche diciamo, dei risvolti negativi, ci ha fatto diventare spesse volte, secondo me, un popolo che si è imbarbarito, no? Il bene comune invece è il bene di tutti, è il bene che appartiene a tutti, perché tutti hanno diritto, hanno uguali diritti, hanno uguali, come dire, hanno bisogno delle stesse cose. Ecco, il bene comune è qualcosa di cui ci siamo dimenticati, il sentirci comunità, il sentirci appartenenti a come dire, questo noi lo vediamo nei piccoli centri, ma lo vediamo nei posti di lavoro, lo vediamo in tante situazioni. Sentirsi parte di una comunità era un valore che avevamo perduto in nome diciamo, del proteggere o dello spingere sul sull'acceleratore dell'individualismo, no? Io faccio strada, io, questo io che diventava supremo. E invece la pandemia ci ha aiutato, ci potrebbe aiutare ad aver capito che invece o ci si salva tutti o nessuno. Ecco, perché la pandemia non ha, come dire, colpito alcuni e altri no. Non è stata una malattia sociale, non è stata una malattia che ha guardato praticamente i redditi, no? La dichiarazione dei redditi. È una malattia che appartiene a tutti e uscirne fuori è qualcosa di condiviso.
tutti dobbiamo salvarci, tutti dobbiamo uscirne fuori da questa grande esperienza negativa che stiamo vivendo. Ecco, questo è il bene comune che probabilmente, mi auguro, questa malattia ci ha fatto riscoprire, per evitare gli egoismi, per evitare diciamo, gli individualismi. Anche in relazione al discorso europeo, no? All'inizio gli stati europei ci guardavano come il popolo appestato e tutto sommato volevano anche non, cioè non erano sensibili verso i nostri problemi di noi italiani. Poi però, quando la pandemia ha colpito anche altre nazioni europee importanti, sono diventati sensibili anche loro, cioè non è soltanto un problema italiano, è un problema, ormai si è capito, cioè sono passato un anno, è un problema che riguarda l'intero pianeta, quindi siamo tutti affratellati nel bisogno. Certo, parliamo ora di libertà. In un capitolo ti poni appunto la domanda, torneremo alla nostra libertà e aggiungi, io dubito che possa essere uguale a prima, se non altro perché il nuovo sarà figlio della paura e non come è accaduto dopo Baudelaire, figlio del passato. A distanza di un anno, perché appunto ne stiamo parlando dopo un anno rispetto a quanto tu hai scritto, no? Lo pensi ancora? Allora, noi abbiamo ascoltato molte volte questa affermazione: tutto andrà bene, tutto tornerà come prima. Tutto andrà bene, non lo so, ci sono 100.000 morti, 100.000 persone che c'erano un anno fa e adesso non ci sono più. 100.000 persone è una città grande, è un centro abitato forte. Piacenza. Ecco, Piacenza sono 100.000 persone, esatto, Sì. io adesso non conoscevo Piacenza, ma insomma, voglio dire, quindi immaginiamo, come si fa a dire tutto andrà bene? No, tutto non è andato bene. Purtroppo prendiamo coscienza di queste cose. E l'altra frase che sentivamo, che abbiamo pronunciato, torneremo come prima. Io mi sono sempre domandato, quando la sentivo, ma poi l'abbiamo sentita anche altre volte nei mesi successivi, ma è così necessario tornare come prima? Cioè, come prima noi probabilmente abbiamo vissuto al di là dei nostri limiti. Il rapporto con la natura, il rapporto con la promiscuità, il rapporto con la produzione, il rapporto con la frenesia. Ora non sto dicendo che il Covid sia nato dalla promiscuità, dalla frenesia, No, no, non sto facendo un discorso di questo tipo, però io penso che il Covid sia nato come è una forma di ribellione della natura, al di là dell'occasione in sé. Insomma, noi giravamo il mondo, camminavamo, trafficavamo freneticamente ovunque, non ci fermavamo più. Molto probabilmente questo è stata un'esperienza che ci ha riportato a una logica e anche a un equilibrio, che ci sta chiedendo di tornare a un equilibrio, che io penso, ma è un'opinione mia, questo equilibrio si sia rotto prima e a causa di questa rottura noi siamo arrivati. Cioè, se noi continuiamo a voler cercare di erodere alla natura il suo spazio, probabilmente questo poi ha portato a quella promiscuità da cui poi è nato via il contatto con gli animali selvatici e poi il pipistrello e quello che abbiamo imparato. Non sappiamo se le cose sono andate così, però sicuramente io credo che non sia così necessario tornare come prima. Sì, torneremo più liberi, mi auguro, torneremo a fare la vita sociale che ora ci manca. Però io vorrei evitare che, per esempio, stavo leggendo un libro, prima dell'epidemia, questo era un libro, diciamo, di statistica, le ore, cioè i voli che il pianeta effettuava quotidianamente. Adesso la cifra non me la ricordo, ma insomma, i voli degli aerei è una cifra impensabile. Questo non significa che dobbiamo tornare a vivere nelle caverne, chiusi in casa, senza muoverci, ma no. Però voglio dire, quelle dimensioni, non so, i cinesi che in una settimana visitavano Venezia, Roma, Firenze, Napoli e tornavano in Cina in una settimana, secondo me, non ci sta più, cioè, voglio dire, non è più possibile. Quindi in fondo è questo, ecco, siamo cambiati, ma siamo costretti
a modificare le nostre abitudini, perché le nostre abitudini ci hanno portato qui. Assolutamente. Adesso, Giuseppe, parliamo un po' di libri, visto che siamo in biblioteca, o meglio, di letteratura in senso più ampio. Come ci insegna Boccaccio, proprio quando siamo circondati dalla morte, troviamo rifugio nella letteratura, no? E i libri, le storie hanno accompagnato tanti di noi durante i mesi più bui del lockdown, no? Molti di noi hanno trovato effettivamente conforto in una storia, in un libro. E io che faccio la bibliotecaria posso, come dire, portare una sorta di testimonianza molto autentica, molto vera, io credo, perché noi ovviamente siamo stati come tutti chiusi durante i mesi di marzo, aprile, maggio, poi le biblioteche sono state riaperte a maggio e la gente all'inizio ovviamente con la giusta e comprensibile diffidenza è tornata a frequentarle. Ovviamente per quanto riguarda i servizi di prestito e di restituzione. Poi cosa è successo? È successo che a novembre, un DPCM appunto di novembre, ancora appunto ha determinato la chiusura delle biblioteche, ma in questo caso i nostri utenti, dico un po' in generale, ovviamente mi sto riferendo alla realtà di Gossolengo, i nostri utenti davvero, come dire, hanno dimostrato apertamente un senso di smarrimento rispetto a questa decisione perché, il fatto di trovare anche le biblioteche chiuse in una condizione di isolamento, il fatto di doversene stare chiusi in casa, ha veramente destabilizzato molte persone, tant'è che ad esempio con l'amministrazione comunale di Gossolengo si è deciso nell'immediato di dare vita al servizio di prestito a domicilio, il takeaway, proprio per, come dire, far sentire all'utenza, no? Poi in un paese, come dire, bene o male, questo rapporto è molto forte, molto intenso, che la biblioteca, la cultura comunque c'era. E infatti la gente ha continuato ad usufruire del servizio di prestito e davvero i libri sono diventate delle specie di medicine, perché anche un libro, effettivamente, lo abbiamo ben compreso, può curare gli animi. E chiedo a te in che senso appunto un libro, una storia può aiutare a lenire anche certe sofferenze e a, come dire, a sopportare meglio anche una condizione di isolamento forzato come quello a cui ci ha costretto appunto la pandemia. E poi ti Ma chiedo perché? anche qualche consiglio, magari cosa tu hai letto durante tutti questi Sì, mesi, giusto per dare certo. anche qualche consiglio ai nostri utenti. Ma allora, perché le storie sono state così necessarie in questo tempo? Allora, le storie sono necessarie sempre. Se, sarebbe bello se al di là dell'emergenza i lettori ci fossero sempre. E voglio dire, perché poi è chiaro che se uno si abitua a leggere, non ne può più fare a meno. Questo è un processo che accade come, non dico come una droga, ma insomma è un'esigenza, come il cibo, no? Devi mangiare, altrimenti hai fame, non stai in piedi se non mangi. Ecco, lì leggere è come un nutrimento e quindi essendo un nutrimento diventa un'esigenza. In un momento di emergenza come l'epidemia, leggere i libri, le storie diventano ancora di più importanti. Perché? Ma perché siamo isolati, perché non abbiamo rapporti con gli altri, perché i pochi rapporti che abbiamo li abbiamo attraverso gli strumenti della tecnologia, cioè telefonini, tablet, cioè scatolette di plastica. Io per un anno intero ho fatto lezione a una scatoletta di plastica. Poi è chiaro che dietro c'erano gli studenti, però io parlavo come ora parlo a una scatoletta di plastica. Non è naturale una cosa del genere. Quindi pensiamo a questo. Allora, in un momento così, ma anche in un momento di incertezza, in un momento di paura, quando hai paura da bambini, quando uno aveva paura, a chi si rivolgeva? Si rivolgeva alla mamma, no? Chiamava la mamma ti veniva vicino. Allora, il parlare, il dialogare, sentire la voce, e in questo caso sentire le voci delle storie, aiutano.
non perché tu debba fuggire in un altro mondo, nel mondo raccontato nel libro, e quindi fuggendo dimentichi il dolore, dimentichi la paura, ma semplicemente perché le storie che tu leggi o che ascolti o che racconti ti danno la certezza di essere un ponte. Le storie sono un ponte. Tu quando racconti una storia, quando ascolti una storia o leggi una storia, stai camminando su un ponte che ti traghetta dal luogo dove ti trovi in un altro luogo. E soprattutto ti può traghettare in una dimensione di futuro. C'è domani. Ecco, se tu leggi una storia, c'è domani. Il mondo non finisce stanotte, il mondo non finisce ora che il sole tramonta e verrà il buio. Se leggo una storia, se scrivo una storia, se racconto una storia, se sono dentro una storia, il sole sorgerà di nuovo. Che poi è una certezza che deriva dalla tradizione secolare, no? Dell'Occidente. Raccontare una storia vuol dire. È la stessa cosa che fa Scheherazade nella Mille e una notte, no? Quando viene colpita, cioè quando deve scontare la sua condanna a morte, e lei chiede un favore. Qual è l'ultimo desiderio di un condannato? Posso raccontare una storia. E va bene, racconta una storia. Però questa storia non finisce mai. Cioè si interrompe quando fa il buio e riprende l'indomani. E siccome questa storia non finisce mai, lei non muore, cioè non viene condannata perché non è mai terminata la storia. Allora, la storia permette a Scheherazade di pensare che la sua vita non finirà quando il sole tramonta, ma ci sarà un pezzo di storia da raccontare domani, domani, l'indomani. Ecco, se tu racconti una storia, se ascolti una storia, l'indomani il sole sorge. Quando gli uomini finiranno, cesseranno di raccontare storie, il mondo finirà. Il potere salvifico della narrazione, insomma, del raccontare storie. Tu pensi che tutta questa tragedia, no, che abbiamo vissuto e che appunto ancora non si è conclusa, possa diventare una sorta di materia letteraria, cioè possa essere sublimata all'interno di un'opera? A me viene in mente, come a tutti, ovviamente, il Boccaccio. Decamerone, il Boccaccio, ma anche Manzoni, no? I Promessi Sposi. Tu credi che possa, appunto, esserci un processo di sublimazione che porti alla realizzazione di un nuovo capolavoro, di una nuova opera letteraria che possa in qualche modo raccontare quello che ci è capitato, quello che abbiamo vissuto? Ma allora, solitamente le grandi opere letterarie nascono quando gli uomini soffrono, cioè nei momenti di grande sofferenza per l'umanità, questi momenti solitamente sono accompagnati da grandi opere letterarie. È così. Cioè, evidentemente c'è un rapporto molto stretto tra sofferenza e creatività, tra paura e creatività, tra dolore e creatività. Dopo la prima guerra mondiale abbiamo avuto diciamo, una letteratura che è nata bella. Dopo la seconda guerra mondiale ancora di più. Quindi c'è un rapporto tra quello che l'uomo vive soffrendo e la reazione alla sofferenza che poi diventa creatività. I grandi quadri, opere d'arte, opere di musica, architettura, c'è un rifiorire. Probabilmente noi all'indomani di questa pandemia, quando davvero usciremo fuori e saremo liberi dal pericolo, probabilmente noi avremo una seconda ricostruzione. Lo dicono in tanti, cioè avremo una seconda anni 40, anni 50, come fu nel secolo scorso la ricostruzione e il boom economico, no? Cioè, almeno questa è la nostra speranza, perché è l'umanità che rifiorisce, no? Dopo aver attraversato la notte. Poi tu mi chiedi se questa esperienza potrà diventare secondo io non. Allora, l'impressione che ho è che sì, diventerà narrazione. Perché? Perché l'uomo racconta quello che ha avuto, quello che ha vissuto e quello per cui ha avuto paura. Cioè, le paure gli uomini le esorcizzano raccontando. Quindi noi ci libereremo di questa paura o di quello che abbiamo vissuto raccontandolo.
E quindi certamente diventeranno film, diventeranno libri, diventeranno opere artistiche, insomma, troveranno lo sbocco per essere raccontate. Però credo non subito, cioè non domani, non fra un anno, non fra 6 mesi. Secondo me deve passare del tempo. Perché deve passare del tempo? Perché secondo me all'indomani di questa pandemia l'umanità non vorrà sentire più parlare di Covid-19, cioè non vuol sentire parlare, quindi non vorrà leggere né storie o vorrà vedere film che parlino di queste cose. No, si vuole liberare. Cioè il processo di racconto, che è un processo di metabolizzazione di questa esperienza, accadrà, ma accadrà dopo un po' di anni. A, come dire, quando le cose saranno fermate, quando saremo fuori da questa cronaca e quando il ricordo di questi fatti comincia a diventare un ricordo epico, cioè a distanza di tempo. Quindi io penso che sarà raccontato, ma non credo che sarà raccontato su, magari mi sarò smentito, però io personalmente, ecco, non racconterò mai domani quello che è accaduto ieri, perché ieri è troppo vicino per essere raccontato. Per raccontare ci vuole distanza, altrimenti facciamo cronaca, cioè facciamo un'operazione da mass media, da giornali, da TV. E invece no, il racconto creativo, cioè cinema, letteratura, arte, ha bisogno di tempo per maturare, per essere digerito. Certo, ci vuole proprio un lasso di tempo che deve. Boccaccio non l'ha raccontato in diretta quello che è accaduto Certo. in Firenze, ma dopo un po' di Chiaro. anni, quindi. Sì. Per concludere, volevo chiederti se hai qualche progetto in cantiere, cioè se. Ah. Dimmi. Ecco, No, stavo dicendo i libri che ho letto, questo anche i libri che forse. hai letto, assolutamente. Guarda, io ho passato un anno a leggere di tutto. Siccome stavo sempre fermo al tavolo dove sono anche ora, tutto sommato, io mi illudevo di cambiare luoghi cambiando libri, leggendo libri vari. Cioè, leggevo libri ambientati ieri, leggevo libri ambientati nel Medioevo, leggevo libri ambientati all'epoca dell'Impero di Roma, con l'illusione di cambiare stanza. Cioè, leggendo libri di argomenti diversi, contemporaneamente io mi distraevo e cambiavo geografie, quindi ho letto tantissimo e con l'illusione di cambiare. In realtà stavo sempre seduto a tavolo, che dove sono ora, ma cambiavo, Certo. leggendo, no? Andandomi a buttare in un libro anziché in un altro, anziché in un altro. Poi tu Sì, mi chiedevi, hai viaggiato attraverso i ho libri, come viaggiato molti di attraverso noi, i libri, certo. certo, ho cambiato geografia attraverso i libri. Mi chiedevi dei progetti, mi stavi dicendo. Sì, se stai pensando a qualche romanzo, hai qualche progetto in cantiere e soprattutto ti volevo chiedere se nuovamente sarà autobiografico perché. In breve storia del mio silenzio, che è un libro che io tra l'altro consiglio spesso ai nostri utenti e qui a Gostolengo in parecchi lo hanno letto, ovviamente Lio Narrante sei tu, no? Racconti te stesso a partire da quando sei bambino e poi tutto quello che avviene dopo. In giorni dell'emergenza nuovamente comunque si parla di un diario, quindi è sempre comunque una parte di te, no? Che attraverso la scrittura tu fai conoscere agli altri. Allora mi chiedevo se stavi nuovamente pensando a un romanzo autobiografico oppure hai già in mente qualche personaggio, qualche protagonista diverso. Guarda, è uscito non più tardi di una ventina di giorni fa un libro non autobiografico, si chiama Il Pioppo del Sempione. È uscito in una collana che si intitola Il Bosco degli Scrittori, e perché il Bosco degli Scrittori te lo dico subito, pubblicato da Aboca. Aboca è l'azienda che produce, diciamo, medicinali omeopatici, no? L'azienda leader mondiale di medicine omeopatiche, Aboca. Però Aboca ha una collana che si chiama Il Bosco degli Scrittori, che è una collana dove sono usciti 7, 8, 10 titoli, e l'ultimo dei quali è il mio, uscito l'11 di febbraio, che ha questa caratteristica: raccontare una storia che ha a che vedere con un albero.
una collana dove tu partecipi su invito. Io sono stato invitato a partecipare da chi la dirige, che è un editor, Antonio Riccardi. Lui mi aveva già da un paio d'anni invitato a partecipare a questa collana. Io ho pensato a un soggetto e questo libro l'ho scritto durante il lockdown, cioè nei mesi di aprile, maggio, giugno. È un libro che racconta la storia di El Pioppo. Infatti, il titolo è Il Pioppo del Sempione. È una scuola serale. C'è un professore supplente che deve insegnare la grammatica italiana, quindi la lingua italiana, a una serie di extracomunitari che vengono da molte parti del mondo, fra di loro diverse, ivoriani, senegalesi, magrebini, medio orientali, albanesi, quindi eterogenei, a cui non importa nulla dover imparare la grammatica, perché sono lì per avere il permesso di soggiorno. E durante le sere in cui questa comunità si ritrova nella scuola serale, adulti, sposati, con figli, insomma, immaginate, compare in quest'aula un nonno, una persona anziana di cui nessuno sa il nome, ma che tutti chiamano nonno Papluche. Perché Papluche? Perché lui vive in una corte lombarda dove c'è un piantato un pioppo. Questo pioppo si chiama Papluche e il nome del pioppo, Papluche, è passato anche a lui. Tutti lo chiamano nonno Papluche. È un operaio. È uno che è venuto in Lombardia negli anni del boom economico, adesso è in pensione perché siamo nel 2003. Non sa cosa fare la sera, si va a intrattenere in questa scuola serale. E naturalmente prima ascolta quello che il professore dice, poi pian piano si inserisce nei dialoghi e racconta la sua storia. La storia del nonno Papluche è la storia del pioppo Papluche, è la storia dell'Italia degli anni 60, 70, 80, 90, ma è la storia anche di questi studenti immigrati extracomunitari che arrivano da mondi diversi e che in quest'aula formano una comunità. Il Pioppo del Sempione è questo anno di scuola raccontato in questo modo, nel dialogo tra nonno Papluche e il professore e gli studenti del serale. E questo è uscito da una quindicina di giorni, l'11 di febbraio. Quindi, Proprio sì, nuovissimo adesso, da certo. acquistare. Ma e stai scrivendo in questo momento? Ma sì, sto scrivendo, sto leggendo e scrivo perché tanto non posso fare altro che leggere e scrivere. Cioè, io non ho passioni per, come dire, il giardinaggio, non sono uno capace di fare in casa nulla, cioè non ho capacità manuali, non sono uno che, capito, fa Bricolage. i lavoretti in casa. No, no, non è per me. Quindi, se, quando sto in casa o leggo, scrivo, o scrivo, o leggo. Purtroppo è una cosa bella e brutta, cioè la mia passione diventa lavoro ed è bello, ma in questo anno, non potendo fare altro, non ho potuto fare se non davvero lavorare 24 ore su 24, perché tranne il tempo in cui si dormiva, il resto del tempo l'ho trascorso al tavolo bianco dove sono seduto ora, avendo una finestra davanti di cui parlo nei giorni dell'emergenza, no? Esatto. Ho imparato a conoscere perfino le foglie degli alberi più piccole, cioè ho imparato a memoria quello che vedo da questa finestra. Sì, sto scrivendo un libro che, come dire, che è la continuazione, non con quei personaggi, ma cronologicamente, degli anni del nostro incanto. Cioè è un libro che racconta degli anni 80, 90 e 2000. Del vecchio secolo e del 2000 del nuovo secolo. Ma insomma, è la storia di una comunità di ragazzi che non ha nulla a che vedere con il Covid, però, cioè, questo Ok. sì, perché l'ho detto prima, non racconto le esperienze del Covid. È una comunità di ragazzi che si ritrovano a 18 anni e trascorrono 40 anni insieme. Ok, Insomma, è la storia italiana degli ultimi 40 anni, ecco. e uscirà tra un po', insomma, Uscirà, no, beh, bisogna ci sto lavorando, aspettare. ci vuole Eh sì, tempo, bisogna attendere. Bene, dai, noi lo attendiamo e sicuramente lo compreremo qui per la nostra biblioteca. Io, Giuseppe, ti ringrazio e
Grazie. per aver accettato il nostro invito, per aver partecipato a questa serie di appuntamenti che abbiamo volutamente con l'amministrazione chiamato il contagio delle idee, perché ci piaceva affrontare il tema della pandemia attraverso voci differenti, no? Perché ci sono stati scrittori come te, abbiamo avuto un oncologo del nostro ospedale, il professor Cavanna, e abbiamo avuto un pedagogista, il dottor Novari, insomma, a tutti abbiamo un po' chiesto di darci il loro punto di vista rispetto a quella che era la loro professione, no? E quindi io ti ringrazio davvero tanto e spero la prossima volta di vederti in presenza. Persona, Di persona e di avere magari il pubblico davanti a noi e ti auguro ovviamente una buona serata e grazie davvero, grazie. grazie a te, grazie a voi che l'avete invitato, che l'avete ascoltato, insomma il pubblico che c'è stato lì, a tutti voi, Metteremo, certo, grazie. poi metteremo questo video comunque anche sul canale YouTube della biblioteca, così le persone che non hanno potuto seguire la diretta lo Possono potranno seguirlo, comunque seguire in certo. differita. Perfetto. Grazie, Ciao, buona grazie serata Giuseppe. Un davvero. abbraccio, un Anche a te, abbraccio. Ciao, grazie. ciao. Io saluto ovviamente tutte le persone che ci hanno ascoltato e il contagio delle idee finisce stasera con questo appuntamento e come dicevo anche allo scrittore Giuseppe Lupo, il nostro augurio come biblioteca, come amministrazione di poter presto ritrovarci in presenza. Buonasera a tutti.